Ladies and gentlemen. Ciao Popolega Nerd, winter is coming. O meglio, l'autunno è ufficiosamente arrivato e con lui anche la stagione calda cinematografica. Quindi torna più croccante che mai in una nuovissima Season 2 Popcorn Time, la vostra rubrica del giovedì che vi informa sulle novità della settimana al cinema. Io sono Gabriella e per chi non lo sapesse sono la vostra intergalattica guida alla novità cinematografica. E per chi invece ha la sfortuna di sapere chi sono, vi sono mancata. Quanto vi sono mancata! È una barzelletta. Fa ridere? Va bene, conserviamo l'entusiasmo per quelle che sono le entusiasmanti novità di questa settimana al cinema. Dagli androidi ai musical napoletani, a degli strampalati bodyguard, fino ad arrivare al Grand Prix di Cannes. E direi che non possiamo non iniziare questa nuova stagione di Popcorn Time con uno dei film più attesi dell'anno. Dopo 35 anni, gli androidi tornano a Los Angeles con Blade Runner 2049, il sequel del cult anni 80 di Ridley Scott che ha letteralmente cambiato la fantascienza al cinema. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Alla regia Denis Villeneuve con un grande ritorno per Harrison Ford assieme a Ryan Gosling, Jared Leto, Dave Bautista, Robbie Wright, Anna de Armas e Sylvia Hawkes. 30 anni dopo gli eventi del primo film, il nuovo Blade Runner 2049. L'agente chiede alla polizia di Los Angeles scopre un segreto sepolto da tempo che potrebbe far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di Kay lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard, un ex Blade Runner della polizia di Los Angeles, sparito nel nulla da 30 anni. L'attesa per questo film è veramente incredibile. Io sono molto curiosa, perché mi segue lo sa. Sono molto fiduciosa nei confronti del caro Villeneuve, ma vedremo un po' come se la sarà cavata con questo enorme titolo. E ovviamente sono curiosissima anche di vedere Ryan Gosling. Quanti di voi si sono letteralmente emozionati nel lontano 1992 con The Bodyguard insieme a Whitney Houston e Kevin Costner? Beh, dimenticatevi assolutamente tutto questo, perché i Bodyguard stanno tornando al cinema con una faccia del tutto nuova interpretata dalla strana coppia Samuel Jackson e Ryan Reynolds in un film decisamente imprevedibile, Come ti ammazzo il Bodyguard. Al miglior bodyguard del mondo viene dato l'incarico di proteggere il suo miglior nemico, uno dei sicari più pericolosi in circolazione. L'instaccabile guardia del corpo e il killer manipolatori sono stati al lato opposto delle rispettive pistole per anni e ora sono costretti a passare insieme 24 ore di follia, tra esilaranti avventure, corse in macchina al cardiopalma e alle costole un dittatore assetato di sangue. Allora, immaginate John Travolta nella Febbre del sabato sera o Grease che incontra Mario Merola. Fatto. Un musical napoletano dissacrante in salsa noir, come solo i Manetti Bros sanno fare. Dopo Venezia arriva al cinema il divertentissimo Amour e Malavita. Ciro è un temuto killer al servizio di Don Vincenzo e della sua astuta moglie, Donna Maria. Viene incaricato di uccidere un'infermiera, testimone di un inganno molto pericoloso. Ma quando i due si trovano faccia a faccia, si riconoscono e riscoprono l'uno nell'altra l'amore mai dimenticato della loro adolescenza. Per Ciro c'è una sola soluzione: tradire Don Vincenzo e Donna Maria e uccidere chi li vuole uccidere. Allora, io ve lo dico, non fate come lo chiamavano Gigo Robot, che vi abbiamo letteralmente costretto ad andare al cinema perché non vi fidavate. Questa volta fidatevi e lasciatevi trasportare dalle note di Amore e Malavita. A parte, andate al cinema. Da Venezia 74 passiamo a Cannes 70 con il Grand Prix. Sto parlando di 120 battiti al minuto, un film di inchiesta e di denuncia che indaga ancora sull'ignoranza che c'è nei confronti dell'AIDS. Una pellicola drammatica e coinvolgente che ha emozionato tutta la crusette.
Nella Parigi dei primi anni 90, il giovane Nathan decide di unirsi agli attivisti ACT UP, un'associazione pronta a tutto pur di rompere il silenzio generale sull'epidemia di AIDS che sta mietendo innumerevoli vittime. Anche grazie a spettacolari azioni di protesta, ACT UP guadagna sempre più visibilità, mentre Nathan inizia una relazione con Sean, uno dei militanti più radicali del movimento. Una settimana decisamente carica e molto interessante ci attende. Popcorn Time è decisamente tornato all'ennesima potenza con tante belle proposte. Voi cosa andrete a vedere? Nel frattempo che ci pensate, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, spammatelo a motore, noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo appuntamento. Ciao! Come super white questa nuova location. Mega caldo con questi... No, dai, cazzo, riapri. Ukes. Da Venezia a Cannes, in un film... Ma io sono a fuoco, ditemi di sì, sono... Ok. 42. Okay.